questo blog al Roma Blog Fest. Sono con Daniela e questo è il suo libro. Cosa ci vuoi dire? Allora, innanzitutto grazie per essere venuti a questa manifestazione. È dura, ma ci proviamo. Purtroppo sappiamo che l'horror a volte è un genere un po' troppo di nicchia, però siamo qui, mettiamo a disposizione la nostra passione e quindi venite a trovarci. Grazie mille Daniele. Siamo qui con Alex Visani. Oggi è stato presentato Stomach. Stomach. Cosa ci vuoi dire di questo film? Sei soddisfatto di questa proiezione? Sì, sì, assolutamente. No, una bella atmosfera, tanti appassionati, bei stand, un bel intervento anche grazie a Daniele Francardi, l'organizzatore, in cui abbiamo parlato un pochino di aspetti un pochino più sconosciuti del film. Io sono molto soddisfatto del film, sta andando molto bene e spero soprattutto che chi lo ha visto lo abbia apprezzato. Insomma, faccia sapere il suo parere. C'è qualche cosa in particolare che ci vuoi dire su questo film, un aspetto tecnico che vuoi approfondire? Non so. Ma guarda, in realtà diciamo la cosa più particolare di Stomach è che per quanto si tratti di un film, diciamo un film splatter, quindi di puro intrattenimento, particolarmente aggressivo magari nello stile o nella violenza che viene messa in mostra, è in un certo qual modo anche un film autobiografico. Ovviamente la cosa va presa, come dire, con le pizze, con le molle, altrimenti sarei in prigione, ecco, in questo momento. Ecco. Però, non svegliamo niente. Esatto, non svegliamo nulla, però diciamo che all'interno di questo film ho usato come pretesto la lente che distorce del cinema horror per raccontare quelle che sono state le mie frustrazioni, la rabbia, la mia visione del mondo, ovviamente alterata in maniera estrema all'interno del film. Esatto. E devo dire che al di là del film che sta andando bene, insomma la gente lo sta apprezzando, devo dire che soprattutto su di me ha avuto un grande effetto catartico, per cui una volta che ho finito il film vi posso garantire che la mia vita è migliorata, mi sono sfogato. Benissimo. E insomma ecco, è stato un bel una processo. Liberazione, sì, assolutamente. Una liberazione. Assolutamente. Ricordiamo anche che c'è stata una bella live sì. Per questo blog e quindi siamo molto soddisfatti. Non vediamo l'ora di vedere questo film. E io saluto anche il Gonzo, approfitto. Grazie. Ciao. Ciao. Sono qui con Lorenzo per Non Aprite Questo Blog. Siamo al Roma Blog Fest. E molto curiosi di sapere come è andata questa anteprima. È andata molto bene. Non abbiamo fatto l'anteprima del trailer stasera. Ed è un trailer che abbiamo confezionato qui apposta per il Roma Blood Fest. Presto sarà messo online anche il trailer ufficiale. Benissimo. Del film Beyond the Omega, altrimenti conosciuto anche come Il Tuo Sepolcro, la nostra alcova. E ne vedrete delle belle, insomma, via. Vediamo. Qualche anticipazione ce la vuoi dare? Anche del trailer stesso? Del trailer? Beh, è un trailer molto misterioso, non voglio ancora dire troppo di questo film. Diciamo che siamo partiti da un film che voleva omaggiare Bui Omega di Massacesi e poi abbiamo preso tutta una via particolare ed è un film che credo sarà unico nel suo genere e in ogni caso un film molto molto interessante. Ho lavorato alla regia, c'è stato Mattia De Pascali su una sua sceneggiatura e ho voluto cambiare un po' il film rispetto a quella che era stata la prima versione, ho voluto metterci mano in quanto produttore e anche come regista, ho voluto aggiungere delle scene ed è questo probabilmente. Infatti il film uscirà con una doppia firma perché ho aggiunto molte cose a questo film per dargli un gusto un po' più particolare, diciamo che fosse più fedele anche al mio gusto, un po' più trucidino. Un po' più gore, sì. Infatti fondamentalmente ho aggiunto degli ammazzamenti e scene similari. Benissimo, ma una domanda, ero curiosa. Tu fai il produttore, fai il regista, fai l'attore, che cosa ti diverte di più? Ma guarda, mi divertirebbe di più recitare, perché quindi, è una cosa più che riesco a prenderla più con più leggerezza probabilmente, mi diverto di più. Però la mia grande passione alla fine rimane la regia, rimane il comporre anche un film in ogni suo aspetto. Il discorso produttivo è molto intrigante perché alla fine mi sono occupato davvero di tutto di questo film, anche di cucinare gli spaghetti nelle pause. Quindi però devo dire che la soddisfazione più grossa rimane sempre quella di dirigerlo e di avere controllo totale su quello che vai a fare, anche perché facendo film così particolari vale la pena di portare fino in fondo la propria impronta autoriale, usiamo pure questa parola, insomma, l'impronta propria personale di quello che uno vive. Poter plasmare, sì, perché è come fare dei piccoli mondi, no? E alla fine ogni set è un piccolo microcosmo dove devi stare attento a tutto
quello che succede, e alla fine c'è, se è andato tutto bene, il miracolo di avere un film per le mani. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi. Ciao a tutti, siamo qui alla seconda giornata del Roma Broad Fest con Eugene, attore di Rabbia Furiosa. Cosa ci vuoi dire di questo film? Innanzitutto il film è uscito l'anno passato, ha avuto una bella accoglienza anche dalla stampa. Sergio Stivaletti ha ricavato una storia che non ce l'aveva da tanto tempo in mente e ha fatto questo film che è un thriller di questo crimine che abbiamo parlato e a quale io ho partecipato facendo un ruolo senza... Sì, diciamo che il cattivo proprio è proprio il canaro, il canaro in se stesso. Noi siamo personaggi inventati perché tutto sommato il film è romanzato, anche se Sergio ha tenuto un pochettino la traccia della situazione, a differenza del film di Bernard. Molto rispondendo ai fatti di cronaca. Sì, bravo, esattamente, perché il nostro ha tenuto un pochettino a far vedere anche la parte, diciamo, più cupa, più noir, più... psicologica. C'è anche psicologica, ma cupa nel senso del fatto della tortura, perché nel nostro film la tortura c'è, e come? Perché Sergio Stivaletti si conosce che è uno dei grandi dal punto di vista degli effetti speciali, e allora ovviamente essendo il suo terreno ha fatto quello che sa benissimo, presentato a un pubblico vasto, un pubblico amante di questo genere, la tortura che ovviamente nel modo in quale il canaro l'ha fatto proprio non l'avrà sicuramente nessuno certo. visto. Come è stato a collaborare con Stivaletti? Guarda, Sergio Stivaletti sul set è fantastico da tanti punti di vista. Prima di tutto lui con me è un amico. Bene. È un amico anche nel privato, perché è una persona di valore da tutti i punti di vista, perché è un creativo e a me mi piacciono tantissimo le persone creative, è una persona intelligente e oltretutto dal punto di vista della regia ha dato il massimo, perché come dicevo prima, essendo creativo ha fatto un miscuglio di fantasy, thriller, horror e anche un tipo di western moderno, perché il film sì, è un film che ha in se stesso anche un pochettino dei poliziotti polizieschi degli anni 70, 80, dei anni molto fertili del cinema italiano. Distribuito dalla Home Movies? Sì, dalla Home Movies, ci sta sia in DVD che in Blu-ray. Grazie mille. Ti ringrazio molto, io. Ciao. Eccoci qui con Virgilio Olivari, anche lui attore di Rabbia Furiosa. La tua prospettiva del film? La mia prospettiva del film, dopo aver vissuto in prima persona sia la sceneggiatura che la messa in scena, è stato un film particolare, molto sentito, soprattutto nei giorni in cui abbiamo girato le scene violente, difficile, anche doloroso in alcuni momenti, interpretare un personaggio di così elevato spessore, e sapendo poi che comunque la storia del nostro film prende esatto, spunto da una storia vera, quindi una prospettiva che mi ha coinvolto sotto diversi aspetti, sia quando diciamo potevo risultare vincente nella pellicola, sia nei momenti in cui poi alla fine sono vero perdente. Difficile impersonare queste scene di violenza? Difficile impersonare soprattutto, ma ho avuto la complicità di Riccardo De Filippis, l'altro coprotagonista insieme a me, e con il quale abbiamo avuto una sintonia penso unica e irripetibile, almeno per quanto riguarda me e lui su quelle scene, quindi ci siamo aiutati veramente, siamo andati a braccio, molto a braccio, abbiamo lasciato la sceneggiatura da parte e siamo andati veramente... Che si forgiasse da sé. Esatto. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao a tutti.